Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Salerno ha condannato sette persone coinvolte nel blitz della Guardia di Finanza di Salerno, che lo scorso settembre portò all'arresto di 18 persone, indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Le attività investigative, avviate in seguito ad un sequestro di tabacchi lavorati esteri eseguito al porto di Salerno nel mese di marzo del 2018 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, consentirono di risalire ad una strutturata organizzazione operante nelle province di Napoli e Salerno e composta da soggetti già gravati da precedenti specifici. Fu individuato un collaudato sistema di approvvigionamento di sostanze psicotrope che vedeva impegnati gli imputati in continue e serrate trattative con diversi fornitori di nazionalità estera, interessati al trasferimento di cocaina dai paesi del Sud America in Italia. L'associazione, secondo le risultanze degli investigatori, si era dotata di un'articolata struttura contraddistinta da una precisa ripartizione dei ruoli. Il GUP ha condannato 7 dei 14 imputati per singoli episodi e non per il reato associativo. 6 persone sono state condannate a 6 anni e 2 mesi di carcere, una invece a 6 anni ed 8 mesi di reclusione.